Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento giornaliero con Farming 22 nella mappa Fratelli Capone. Oh yes, oh yes. Allora ragazzi, oggi continuiamo la nostra avventura. L'ultima volta con il mitico Aleasso abbiamo acquistato il campo. Lucampo. Abbiamo acquistato Lucampo 12, se non ricordo male. Lucampo 12. 13. Oggi andiamo ovviamente a raccogliere le patate e poi vediamo un attimino anche cosa si può. Cosa si può piantare. Quindi vediamo un attimino le attrezzature usate. Niente, per il momento. Allora, raccogli patate. 600.000. Quindi direi di noleggiare la raccogli patate. E poi vediamo il periodo, cosa si può piantare. Allora, al momento solo la colza, poi pioppo erba no. Allora, visto dimenticavo che poi tra l'altro stava anche piantando qui e qui ci dovrebbe essere la colza, esatto. Ok, allora direi di continuare con la raccolta della colza. Allora, utilizziamo il GPS. Così facciamo il lavoro anche. Allora, control S, control S, sì. Ok, adesso l'ho preso. Cerchiamo di andare dritti. Control S, imposta P, e adesso abbiamo tracciato la nostra, il nostro riferimento. Ctrl X per attivare la guida assistita, abbassiamo, accendiamo e andiamo. Approfitto per ringraziare tutti quanti voi per l'affetto che mi state dimostrando in questo periodo. Ovviamente un ringraziamento va a tutti quanti voi iscritti e sostenitori del canale, in particolar modo a coloro che si iscrivono al canale quando sono offline e naturalmente coloro che guardano le repliche per tenersi compagnia, insomma per farvi compagnia, e questo mi onora ovviamente. Abbassiamo e poi con il cruise control, quindi con il tasto 3, facciamo sì che il GPS vada lui a compensare eventuali dislivelli e quindi faccio un lavoro, un ottimo lavoro. E come sempre vi ricordo che l'appuntamento del fine settimana, la domenica mattina, è sulla Zappaland,
con il format Caffè in Farm e il format ovviamente è aperto a tutti i follower del canale, amici e sostenitori del canale. Ovviamente è il giorno, l'unico giorno nel quale siamo in multi, in crossplay, quindi il giorno per partecipare tutti quanti insieme. Appassionatamente. E ovviamente per chi non si fosse iscritto al canale, vi invito a farlo perché è totalmente gratuito. E ovviamente vi invito anche a passare al mio canale YouTube, dove troverete questo ed altri contenuti. Come è passato la semplice. Ah, addirittura l'ho scacciato. Dicevo che vi invito a passare anche nel mio canale YouTube ad iscrivervi e ovviamente se trovate contenuti di vostro gradimento vi invito come sempre a lasciare un bel like e a condividere i video. Oltre ai contenuti di giochi troverete anche tutorial, una serie di tutorial su come si utilizza Gamecaster, che in effetti è il software che utilizzo io sia per produrre le dirette ma anche per registrare. Ovviamente Gamecaster rispetto agli altri software vi permetterà di avere tutto caricato in cloud, quindi non dovete più ricordarvi di andare a salvare i vostri file su una chiavetta quando formattate il computer, perché vi ritroverete tutto quello che avete impostato, ve lo ritroverete come se non aveste mai formattato il computer. E poi ovviamente Gamecaster vi offre anche un'assistenza sul server Discord, per cui qualsiasi problema voi scrivete e loro, gli operatori di Gamecaster, lo staff di Gamecaster vi risolverà il problema o eventualmente vi suggerirà delle soluzioni. E quindi questo è un altro punto a favore di Gamecaster. E poi perché è molto leggero ed è molto intuitivo da utilizzare. Oh yes, oh yes.
successo. Anzi, la spento la macchina, mi sa. Sì. Yeah. Sì, adesso sì. Adesso funziona. Oh, yes, yes. Per quanto possa essere bella compattina, diciamo che alcuni lavori con queste seminatrici qua possono risultare ancora un pochettino difficoltosi, però una volta poi andati a pieno regime o regime il pane, le produzioni poi inizieremo gradualmente ad espandere ed aumentare, pardon, ad acquistare macchinari, diciamo così, un po' più costosi, ecco. Prossimo acquisto ovviamente sarà la fabbrica dello zucchero e ovviamente la macchina per raccogliere le barbabietole e ovviamente con annesso campo, che sarà il campo 13, quello lì che abbiamo acquistato insieme al mitico Aleasso Aie, e quindi sarà convertito da campo di patate a campo da barbabietole. E in questa serie abbiamo anche acquistato ovviamente il caseificio di Käse Hai, come è scritto in tedesco, quindi di Käse, der Käse dovrebbe essere il formaggio, the cheese. Ovviamente per partecipare vi basterà essere semplicemente follower del canale e naturalmente potrete entrare in partita. Andiamo a trabaccare. Oh yes, oh yes. E tu. Beh, la canzoncina non è male, ma voi sicuramente avete capito qual è la canzone originale, original, the original one.
in questo momento ovviamente stiamo utilizzando la mod della GPS. GPS, molto comoda questa mod, fra l'altro, perché poi ci permette anche di ottimizzare tempi e ovviamente il materiale, quindi carburante, ma anche tutto ciò che riguarda le lavorazioni. Oh yes. Welcome to the stream. Thank you so much for following this channel. Welcome. I want to say thank you so much to people that follow the channel while I am offline, while I am in rerun. I want to say thank you so much for following my YouTube channel. Thank you so much. Merci beaucoup à tous pour le follow. Bienvenue dans le canal. Merci beaucoup naturellement à vous tous que vous soutenez le canal. Et j'espère que vous aurez bien agréé ma façon de faire, de produire des vidéos. Voilà, merci. Et naturellement, je vous invite à suivre mon canal YouTube. Vous allez trouver tous les liens dans la description du vidéo. Merci. Oh yes. Ah ouais. Là si potrebbe mettere qualcosa sul bordo campo, eh. Vediamo un attimino cruise, perché c'è un po' di spazio qua, effettivamente, a bordo campo.
Abbiamo quasi terminato qua, ma dobbiamo anche, a proposito, ho un altro acquisto che dovrei fare, ma magari più là vedrai, il rullo perché quella che abbiamo in dotazione al momento è abbastanza piccolo. Beh, vedremo più in là. Per il momento non possiamo permetterci grandi spese qua, o spese non necessarie. Quindi sono un'altra passata e mezza qua e poi oltre a queste ovviamente. So I was thinking if I will need a new item to work on the field, but I will first hand back money from the production and then I will think and again if I will need some biggest machinery. At the moment I can't spend money for other things. Ah, giusto, giusto forse. Un'altra volta e mezzo qua. Se ho fatto tutti i calcoli esatti. Se i miei calcoli sono esatti, quanto questo orologio. Quando, come diceva, ritorno a futuro, diceva quando questo. Ehi, l'asso Allegragia ha effettuato un raid. Quattro raiders entrati nello stream. Benvenuti. Uela, carissimo, grazie per il raid. Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale. A qualcuno sicuramente bentornati. Ah, yeah. A proposito, fammi. Ecco qua. Buongiorno. Valterino. Buongiorno a tutti, grazie mille per essere passati nel canale. E qua mi sono scordato di accendere la simulatrice, ma dove lo clock. Arrivo subito, ragazzi. Sono subito da voi. Oh yes, oh yes. Allora, abbas. Vediamo se l'ho acceso. No, sta spento. Devi dispiegare l'attrezzo. Ah, mo, cioè, mo funziona. Tranquillo, vai con calma. Fai la tua pausa e poi dopo vieni. Allora, cominciamo. Valterino, l'ho fatto. Valterino, no. Arrivo subito a Super Valterinos. Oh, yes. Little Walter. Siamo un po' tutti quanti, come dire, pazzi per Farming 22, o in generale per farming, visto che noto con enorme piacere che, nonostante, diciamo così, sia diventato un po' più slow, apprezziamo un po' tutti quanti. Onore e piacere mio, Valterino. Buona carica caffeina fatta. Grazie. Ah.
Arrivo. Prendi il caffè, poi quando sei in quando sei arrivato in nel server ti apro così. Wii, carissimo Leo. Come stai? Wagyu, ti sei ripreso? Dici un po', dici un po'. Bello Ronan, bello Rozi. Mi sa che ti sei ripresa alla grande, brava, brava, brava zio, brava. Tutta sostanza, buono, buono. Ma non ti vedo sulla mappa, Ale. In farm non sei andato ancora, forse. Mica ci sei un altro problema con. Aspetta un secondo, fammi. Ma vedi un attimo se il server ti fa entrare, che. Io ho tolto qualche mod. Dove l'ho piazzato quel sacco di semi? Oh, mi sono scordato, oh mamma mia. Ah, eccolo là. Ok, Leo, vai tranquillo, vai, non ti preoccupare. Fai le cose che devi fare, tanto qua c'è tempo. Oh, ma appena appena. In quale stanza stai, Ale? Che mi sono scordato, vedi che ci sei. Che ho fatto? Ale, fai una cosa, entra nel server, cioè entra in su farming qua. Allora, nel frattempo devo andarmi a. Mi sa che la noleggio, la raccogli patate qua. Allora, il cassone prendo questo. Allora, andiamo a prendere. Noleggiamo. Sta, eccola qua. Configura. Allora, questa GPS gliela lascerei. No, GPS. Allora, noleggia. 30.000, facci la miseria. Mamma mia. Eccola qua. Mamma mia. Beh, queste patate mi sa che le vado a vendere. Come stanno le cose? Certo. Spero di recuperare almeno le spese di noleggio.
Ma sta chat si è bloccata un'altra volta. Scia miseria. Fammi vedere un attimo una cosa. Ale, prova ad entrare prima nel server. Abbi pazienza. Ah, non riesce ad entrare. Caspiterina. E quindi non hanno risolto ancora il problema. Aiaiai. Aspetta un secondo. Allora il problema non l'hanno risolto ancora. Mi senti? Sì, mo sì. Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao Dab. Buongiorno, grazie a te. Faccio anche la Manu in chat. Oh, Manuela, buongiorno, la nostra mitica Manu. No, non ha scritto perché si è messa in lurk da me. Ah. Poi ho fatto il raid e è rimasta. Grazie Manu, buongiorno a Ciao te. ragazzi. Ciao Walter. Valterino, ah yeah. Ho noleggiato la. Ciao azienda, io sto cercando di entrare ma non riesco. Devono mettere a posto, mi sa. Eh sì. Error 404. Andiamo bene, andiamo. Com'è andata la live stamattina? Ho visto che hai portato un gioco nuovo. Sì, tanto nuovo non lo è, ma la game è arrivata ieri, No, quindi nel l'ho portato. senso Da me, sì. da no, no, da noi, sì, esatto. Sì, ma quello lì continuerò a portarlo perché mi garba molto, Ma muccio. pure quello di ieri sera pure era bellino. Anche quello, sì. Veramente fatta bene, infatti. Praticamente sto diventando un promoter pubblicitario su YouTube ormai. Pubblico solo quelle che mi mandano. Ma devi anche divertirti, insomma, per cui seppure vuoi portare qualcosa che di tuo. Infatti vorrei mettere qualcosa anche di Leo perché ho fatto l'altro video, ho editato l'altro video. Adesso vediamo un po' come riesco a organizzarmi su YouTube. Avevi ragione tu che se non mi organizzo quei giorni è un bel casino. Ma è così, ma più che altro è un fatto pure per te, per sapere quando riposare, quando magari, come faccio io, il lunedì creativo, magari, che ne so, un giorno a settimana dove stacchi da Twitch e Beh, riposare lo sai, domenica e lunedì io. ti dedichi il lunedì, per esempio, mi metto, quando diciamo sono ispirato, mi metto a creare sound alert, queste cose qua. Ok. Ma il problema è che di domenica e lunedì vorrei fare altro, solo che ultimamente sto sempre lavorando sui video. Eh beh, ma Quello quello che non riesco a fare in settimana lo faccio domenica e lunedì quando non sono su Twitch. ma, in ma infatti de deve essere così, perché tu durante la settimana devi concentrarti su una sola cosa, quindi Sì, però c'è anche la vita privata di mezzo, capito? Cioè. e appunto, oltre a quello, dico, tu comunque ti devi organizzare, cioè io almeno parlo per me, mi organizzo tutto il lunedì, tutta la settimana. Ovviamente tutto quello che devo fare lo faccio il lunedì. E quindi alla fine, diciamo, la domenica pomeriggio, beh, la domenica pomeriggio, diciamo, è Ti un riposo riposi. strategico, sì. Walter, stavamo parlando a proposito, azienda agricola, scusa, che è partita dalla pubblicità.
Stavamo parlando a proposito dell'organizzazione, insomma, io spiego un pochettino che il lunedì solitamente quando che diciamo la giornata libera, quindi sia mattina che pomeriggio, sia faccio le cose un po' sia della vita reale, ovviamente mi riorganizzo la settimana per i contenuti, e poi ovviamente il lunedì eventualmente poi registro anche i video tutorial su Gamecaster, cosa che solo lunedì mi sa che devo fare un'altra volta, perché boh, devo portare a che punto sei arrivato? Sono al quinto capitolo, quindi, che parli di? A sesto mi pare, e dovrei parlare di dei sound alert a video, stickers, cose qua, come si settano, da dove si prendono le stringhe, quello in effetti quello che ho fatto fare anche a te all'inizio. Sì, sì. Che quella parte è un po' più rompiscatole. Esatto, azienda, ma in effetti è così, perché il giorno che c'è più tempo tu lo riesci anche a dedicare meglio alle cose che devi fare, perché se devi farlo in 2-3 ore il prodotto non è buono, sai, cioè queste sono cose che rimangono e ci vuole anche non dico la professionalità, ma dare un tocco di non principiantismo, non so se si può dire così, e quindi si cerca in qualche modo di fare le cose per bene, quindi condivido anche io sta cosa. Infatti le cose o le faccio bene, chi mi conosce lo sa, sono... le cose o si fanno bene o non si fanno. Esatto. Io lo penso così. Io so così, io se una cosa che faccio io non va bene sono il primo a dire fa pena, non è che sono il tipo dico no ma quando mai l'ho fatta bene solo perché l'ho fatta io, e sono estremamente critico, e questa criticità, questo spirito critico me l'ha insegnato il mio maestro di fotografia, che era di Genova, caro, era un tuo conterraneo, e mi ha insegnato proprio questo, ad essere estremamente... Ma abitava a Napoli? No, no, di Genova, Genova, genovese doc. Dove l'hai conosciuto? Su Facebook. Silvano Galanti si chiamava, che poi qualche anno fa il maestro ha lasciato questa terra. E quindi da lui ho imparato a essere estremamente critico. Galanti. Ma ce l'ho come amicizia, mi sembra. È un freelancer, è una persona anziana però, a una certa età. Può darsi pure. Ce l'avevo come amicizia, mi sembra. E lui è stato il mio maestro di fotografia. Ah no, ho capito chi è. Ho capito chi è. Ah, bene, bene. Ho avuto un genovese che mi ha insegnato, mi ha fatto affinare l'arte della fotografia, e quindi lui quando gli mandava una foto proprio per disegnava come fare, proprio per capire dove sbagliavo, lui mi diceva la foto è fatta male perché ci c'è questo, c'è la tecnica, l'apertura del diaframma, tutte queste cose qua, e io da lì ho imparato ad essere molto critico prima con me stesso. E poi, diciamo così, cerco anche di, nel mio piccolo, di insegnare quelle poche cose che so agli altri. Quindi non vado a crearmi il problema del fatto che qualcuno possa diventare migliore di me. Anzi, a me fa piacere. Nel 2015 è mancato. Sì. E infatti quelle poche cose di fotografie che le so, le sto insegnando a un altro amico che pure lui, diciamo, gli piace fare la fotografia, però sto cercando di stradarlo anche su quelle conoscenze che io avevo anche sulla fotografia analogica, cari ragazzi, non solo digitale. Ebbene sì, dall'89 mi sa, 90, ecco che scatto foto, quindi in digitale esattamente dal 2002. Sì, stavo leggendo il tuo messaggio di cordoglio. E quindi, cari ragazzi,
Ale, penso che a me quando mandano una fotografia, non so perché, hai presente la lente dello scanner? Faccio la scansione e inizio a notare, che ne so, delle micro imperfezioni o magari se è un fotomontaggio, queste cose qua. Oramai l'esercizio non mi serve più. O meglio, Vabbè, i l'esercizio. fotomontaggi forse riesco a capirli anche Eh io, no, ci sono. quando sono fatti, diciamo, più o meno bene. Quando sono fatti bene, no. Anche quando sono fatti bene, bisogna conoscere, diciamo così, le caratteristiche delle lenti, la distanza di un soggetto, a che proporzione corrisponde, nell'immagine. Quindi, quando ci sono dei fotomontaggi, mi rendo conto subito se sono falsi oppure no. Soprattutto sulle proporzioni difficilmente mi sbaglio, sempre perché il gran maestro Silvano mi ha insegnato come sono le dimensioni e poi vabbè le proporzioni, però ovviamente scattando più di 20.000 foto, voglio dire, in digitale, non parlo delle foto in analogico, eppure forse 100-150 le avrò sicuramente scattate. Allora, questa la lascio accesa. Ale, hai visto il campo qua? Quello che hai comprato l'altra Sì. volta. Sto raccogliendo le patate, mi sa che le vado a vendere perché Sì, 30.000 sì, sì. euro di macchinario qua ho noleggiato. Almeno qua poi, appena arriva il momento o il memento, ci andiamo a piantare finalmente le barbabietolas da succheros. Oh yes, oh yes, oh. Oh, yes, oh, yes. Chi è l'altro ragazzo che ha giocato? Ah, in chat c'è Alesso Alegragia o Alegragia. Ah, Sono yeah. Ale, azienda. Mi sa che t'ha preso per l'altro, il tuo socio là, per Cherubini. Giovanotti mi ha preso. Perciò giustamente dici, ma chi è? Hai visto? Allora, hai visto? E siamo a 5? E lo so che non sono solo, anche quando sono solo. E lo so che non sono solo. Cioè, ragazzi, Mi ha preso per giovanotti, voi chiaro. dovete scrivere a Lorenzo Cherubini e dovete scrivere: abbiamo scoperto il tuo doppiatore. Io pensavo di avere solo la S sua, invece. Ragazzi, io ti ascolto, Ale, ma io ti ascolto con le cuffie, ma anche con le casse si sente che la voce, il timbro di voce è Forse qui. con le casse è meglio. Ma anche con le cuffie. La clip di Max è rimasta quando cantavo Renato Zero. Ah. Ha messo la clip con Jovanotti scritto canta Zero. Giovanotti canta Renato Zero. Ormai. Cioè, posso dire che l'ho scoperto io ad Aleasso. Il giorno che diventerò famoso. Ricordati di noi. Ui, sto spostando il trattore qua. Ricordati di me. Adesso puoi Ricordati scrivere. di noi quando diventerai super famoso, di noi piccoli. Non vorrei scrivessi adesso. Giovanotti canta Venditti. È tutto è possibile. Ai ai ai, sti E server. niente, non si riesce a entrare nei server, ragazzi, eh? Ma c'è qualcun altro che gioca a farming che ha provato ad entrare in multiplayer e sta riscontrando problemi, ragazzi? Azienda potrebbe provare. Fatemi sapere perché almeno così. No, spieghiamoci com'è. Io sto provando a entrare da Dub, ma non riesco, perché mi dice, non tutte le mod sono nel tuo suo. La solita frase che c'è scritto sopra, però quando vado a scaricarle non mi vengono le mod che ha in più che devo scaricare per entrare nel gioco. Quindi è un problema, secondo me, è un problema di server. Se magari potessi
puoi provare anche te, azienda, a vedere. Poi magari anche se non vuoi entrare, che non entri, almeno mi dici che... Se... Perché non penso che sono solo io il problema. Ecco. Fatemi sapere, provate a vedere se riuscite ad aggrapparvi alla partita. Il server si chiama Dub Logistica 1 Twitch. Esattamente. Poi ci sono altre novità che ti dirò in privato, da prossimamente. Ottimo. Buono. Comincerò per maggio più o meno. Ah, buono, buono. Qualsiasi cosa buona è sempre oh yes, oh yes. Sì, sì. Ma ti parlo di livello grafica, eh? Ah, buono, buono. Ti parlo di livello con M Gamer. Ah, sì. Hai già capito cosa faccio. Sì, sì, quindi una rinfrescata, anzi una cambia la faccia. Una super rinfrescata. Ottimo. Una super rinfrescata, ma poi cambierò anche software. Ah. Buono, buono, almeno così. L'importante è che almeno ti Perché trovi... ci deve essere gente come lui che mi dica cosa devo fare, i settaggi e tutto quanto, perché se no da solo ti ricordi com'era OBS? Sì. Quando sei entrato come remoto, era un casino. Lui se ne intende praticamente, vabbè, posso anche dirtelo, me lo setta tutto. Ah. Lui in effetti ti fa l'assistenza da remoto. Sì, sì, però lì devo cashare, però la grafica, poi però la grafica personalizzata, tutto qua. Avrei un canale sicuramente graficamente migliore. Top. Sì. Quello poco ma sicuro. Azienda solo PC. Graficamente top. Praticamente lui mi fa grafica, banner, tutto uguale, capito? Ah. Con il mio logo, con tutto proprio. Che sfido. Ti farà un grandissimo lavoro, quindi. Ottimo. Però per maggio, perché maggio aspetto un po' di soldini, adesso non me lo posso permettere. Ah. Azienda, ma tu sei da console? Ah, allora no. E allora bisogna provare a fare un tentativo domenica qualcuno mattina. Qualcuno col PC, bisogna che ci sia qualcuno col PC. Che questa mappa qua è solo PC. Anche la Manuela c'ha console. Ma più che altro è sapere e capire se il problema sono le mod, ma le mod le ho scaricate ma non le ho attivate. Quindi... Potrebbe provare Leo a vedere se riesce a entrare. Non entra, ma magari riesce, se dice che riesce a entrare, che con scritto invio. Anche perché la mod quella lì dei Carraro non l'ho installata proprio per questo fatto qua. Però poi le mappe PC quasi sicuramente una delle due, quindi o una della Hot Biberon, ma quasi sicuramente questa utilizzerà anche le DLC. Quindi sta provando Valterino, ha detto. Ok. Ora io mi sto scaricando da Epic che ce l'ho gratis. Sì. Stranded Depp. Che mi ha detto la Manu che adesso non ho fatto anche il multiplayer, perché da solo non ci riesco a giocare. L'ho sentito sto giro. Ha detto la Manu che si può giocare anche in multiplayer, allora adesso me lo sto riscaricando e poi vediamo un po' di cominciare la carriera con lei, magari. Anche perché io partirei da zero, perché l'ho aperto una volta, ma da solo è veramente un caos. Stranded Deep è quello lì del naufrago là. Sì, è quello dello squalo. Ah, che... bello, quello l'ha portato pure Nick, mamma mia. Sì, quello lì. Mamma mia, siamo ritornati indietro di almeno un anno e mezzo. Eh sì. Io l'avevo preso da Epic. Caspita. Mette un po' di roba carina, gratis Epic, giovedì. Epic fa veramente delle ottime. Ecco, ieri cosa è uscito? Vediamo un po' cosa è uscito ieri, vediamo un po'. Allora, ieri è uscito Daemon Tilt e in arrivo c'è City of Brass e
Warhammer. Tanto questo qua me lo metto via. Io me li metto sempre in libreria, anche se non mi piacciono. Chissà mai. Da buon genovese, sono gratis. È una cosa buona il fatto che comunque Epic offra periodicamente. Zio Dab, tutto in minuscolo, allora, e tutto attaccato. Zio Dab. Ma se richiede la password vuol dire che c'è riuscito. Mm-mm. Quindi può darsi che devi aggiornare qualche mod. Fammi vedere. Ma se non riesco a scaricarmele. Le tue mod, ecco, entrate. È entrato? Ya. Yeah. No, dai, ma com'è possibile? Mi spieghi come cavolo hai fatto, Valterino? Walter, se vuoi puoi entrare anche sul server qua, su Discord. Visto che ti trovi, se vuoi puoi anche partecipare alla live, visto che ti trovi, se c'è tempo, ovviamente. Ma porca vacca. No, adesso esco e rientro, provo a fare così. Scaricato le mod e basta. Può darsi che tu hai delle mod che vanno in conflitto. Non è possibile. Non mi è mai successo, dato. Non mi è mai successo, cazzo. Ehi, 5 Everons. Le parolacce, ragazzi. Quali parolacce? O le finite di dire. Che ho detto? Ok, Valterino, grazie. Comunque, se vuoi, quando vuoi, domenica mattina sono in live in multiplayer, o domani mattina, insomma. Allora. Ripetiamo. Lui ci riesce. Sì. Quella, buongiorno. Buongiorno, io passo per un saluto che fra 5 minuti mi devo collegare in vita lezione. Ah. Chi è? Chi parla? Azienda Agricola, Salvo, piacere. Ciao, ciao Chico, ciao. Ciao Salvo. Io mi chiamo Salvo. Grazie ancora ciao. Grazie ancora per la richiesta di amicizia su Facebook. Tranquillo, tranquillo, figurati. Opla. Come state? Tutto ragazzi? Bene. Tutto bene, niente in ordine. Ah, bene. Io con le patate qua, mamma mia, ieri ho perso più di un'ora su un campo sull'out. Ah, veramente una cosa proprio. Poi giocarlo da solo, perché ieri tra l'altro amici miei non ce n'erano, quindi uno era fuori, uno era a vedersi la partita, l'altro in giro. E quindi mi è finito a raccogliere le patate da solo, guarda. Mamma mia, posso solo immaginare quanto sia stato noioso, tra virgolette, la cosa. Patate e barbabietole sono una cosa proprio. Barbabietole più o meno, diciamo, sì, sono io più grandi. Io non capisco perché non sono riusciti mai a fare. Allora, non dico io, perché comunque alla fine, nella realtà, si sa che ci sono queste piccole trebbie a livello di lama. Ma non sono mai riuscito a fare una cosa un pochettino, diciamo, più grande. Una cosa che magari chi gioca in single player può essere più utile, capito? Ah, sì. Perché se uno è multiplayer, allora vabbè, sai, uno porta il rimorchio, l'altro così, allora c'è un via vai e si inizia a lavorare molto più velocemente. Ma se uno è da solo, con quella lama piccolina, spostarsi il rimorchio, a farsi quello, a farsi l'altro, o mette l'operaio. Ciao, Valterino, ciao. Ciao Valterino, buona continuazione di giornata. Effettivamente, a parte che mettendo l'operaio già per quel tempo, tutto quel tempo che ci impiega per lavorare il campo, sono tanti soldini. E allora diventa un po' pure. Io infatti per esempio l'operaio non lo metto mai. Anche se sono da solo, alla fine mi arrangio e. Pur io, è raro che metto l'operaio, proprio se devo fare qualcosa di urgente, allora nel frattempo che io preparo un campo magari per la live, metto l'operaio così, virtualmente lui mi inizia a lavorare il campo. Ma solitamente pur io cerco di risparmiare, il terzista lo metto proprio per necessità. Vabbè, poi giocando pure in multiplayer con Ale e cose, allora
Diciamo, tanti problemi non ci sussistono. Sì, vabbè, certo. Più. Ecco, certo, chi certo. Bisogna trovare. Forse ce l'ho fatta, eh. Ah, ottimo. Così di c'era Fortuna, lo Strautmann, il Class Dominator e il Fiat 1003 da aggiornare. Voi, perciò quando dovete entrare nel gioco, io l'ho messo nel comando, l'ho scritto, controllate prima l'aggiornamento delle mod. Proprio per questo fatto qua. Infatti, la domenica hai sempre il server con quella console, giusto? Esatto, sì, la domenica mattina, sì. Allora, se tutto va bene questa domenica che non dovrei avere nulla da fare. Basta. Ok, non ti preoccupare, tanto tu quando c'hai tempo così da perdere. Ti vengo a dare una mano nelle campagne. Così vieni a vedere anche tu dal vivo la Zappaland. Certo. Oh yes. Che l'ha fatto l'amico Zappa Storta, anzi, gli faccio pure lo shootout così. Ah, salutiamo Valterino. Allora, gli faccio lo shootout a Valterino, sperando che sia. Ah, scusa, Isabel, sono. Eccolo qua. Ah, non ti preoccupare. Poi lo faccio a la Zappa Storta. Io lo faccio all'azienda allora. Grazie. Ecco qua. Grazie mille, ragazzi. Ovviamente per voi che state guardando questo video in replica su YouTube e in replica su Twitch e su YouTube, vi invito a passare nel canale di Azienda Agricola SNC. Lui ha anche una pagina Facebook, un gruppo Facebook che si chiama, mi sono scordata, Azienda Agricola SNC, su tutti i social vi trovate così. Esatto, seguitelo anche su Instagram ovviamente. Iscrivetevi al gruppo se siete su Facebook, perché almeno così, insomma, poi per i soldi della robustità puoi chiedere a me, sì. ok io non prendo, faccio fare tutta la gente. Ah, ottimo. Allora, noi ci accontentiamo di poco, guarda, mi accontento, che ne so, del campo 17 già seminato a barbabietole da zucchero. Il campo 17 è grande, ecco. Io auguro una buona giornata a tutti e adesso vengo a seguire il live. Grazie a te. Ciao, buona giornata, ciao. Me lo fa di nuovo, Dab. Devi chiudere il coso e riavviarlo, perché può darsi che non ha scaricato tutte le mod che ci impiega più tempo. Ma tu la partita la vedi, no? Il server? Sì che lo vedo. Strano. Io non riesco a cliccare su inizio. Se vai su info là per vedere se ci sono altre. Darsi che le mod non l'ha fatte non l'ha scaricate completamente. E questo è un bug, forse che la barra di progressione. Se vuoi ti faccio lo screen, No, ma lo screen per vedere, ma ti sono credo. Sempre qua con 4 mod. Sarà un bug probabilmente, che pare strano. Che poi si è entrato un sacco di volte dentro al server qua, quindi sì. È strano. Che poi io ieri tra l'altro sono entrato anche nella tua partita, quindi esatto. Ora che mi ci fa pensare. Prova a vedere se eventualmente i file di il gioco sono corrotti, ma è una cosa che mi viene da pensare così, perché anche se in teoria non sarebbe inutile, perché quello serve solo se, diciamo, le cose non vanno, se non parte il gioco, se cose qua, no. Non si può mai sapere, tante volte sono sciocchezzule che, diciamo, si risolvono così.
ci sono anche tanti Swassan qua. Stamattina, prima di venire in live, cosa che non facevo da almeno 3 anni, mi sono andato a rivedere un po' di video lezioni di teoria sulla fotografia, quello un po' più avanzato. Ah, ho trovato uno youtuber veramente molto, ma molto bravo. I concetti li spiega e poi non mi sono scordato come si chiama. Me l'ha consigliato YouTube stamattina, perché poi ieri sera mi sono andato a vedere altre cose e spiega proprio le cose. Cioè, se pure sei un dilettante, pure di quelli lì che sono un po' resti a comprendere, te lo fa capire proprio in maniera proprio bella, proprio facile facile, veramente bravissimo. Infatti mi sono incantato nel vero senso della parola su come spiegava le cose. Poi arrivata una certa, ho detto mo vado a fare un salutino e poi vado in lives. Infatti è poco dopo bene. Sì, fortunatamente. Com'è andato il gioco? A proposito, ho visto che mi è piaciuto molto. Bello, sai, ho visto che così ad occhio ero impegnato seriamente. Comunque Trade Life ho scoperto anche il trucco che poi sarebbe in effetti come fare per crescere subito. Cioè, io ho fatto l'errore che ho aspettato per iniziare ad investire. In pratica, se tu non vuoi perdere tempo nell'allestimento e quindi nell'andare ad acquistare la merce durante la notte, vedi che già versa sempre aperto, sono tutti aperti. Quindi che cosa ho fatto? Quando l'operaio dal negozio è andato, sono andato a fare una mega spesa e ovviamente ho preso quasi tutto quello che c'era da Jabber, perché poi l'incasso nella prima giornata, quello ti porta un sacco di soldini. E poi tu man mano che tu scarichi, ovviamente più la gente compra più automaticamente aumentano gli introiti. E quindi così mi sono trovato, nel giro di un paio di giornate del gioco, mi sono trovato già in attivo di $6,000, vabbè, di cui 2,000 li ho investiti nell'acquistare banco e frigo, scaffalature, mentre il resto tutto in merce. È una botta di sedere, ovviamente tutto fatto off camera. Io ovviamente quel gioco lì pensa che me l'avevano mandato ma non l'ho portato. Fidati che all'apparenza sembra banale, ma non lo è. Eppure quello c'ha la sua complessità. E quindi Trade Life veramente fatto bene. Trade Life Simulator. Ma comunque questa X te lo dico subito, questa DNA Army ha fatto veramente un paio di giochini che sono spettacolari, graficamente. Factory Runner e Diner Runner non l'ho neanche scaricati e l'ho dato indietro. Caspita. Ok. E invece non ho portato Trader Life, Farmer Life e Medieval Trader Simulator. Trader Life è bellino. In questi giorni, non so se oggi, molto probabilmente oggi pomeriggio lo riporto un'altra volta. Non ne sono sicuro, ma diciamo che in questi giorni lo riporterò, perché ne vale la pena, fidati. Oggi puoi venire da me? Oggi pomeriggio, se non sono su Trader Life. Non so neanche io cosa fare oggi. Che o sto là oppure oggi pomeriggio shalam. C'è lo shalam. Quasi oggi ritorno di nuovo con quello di stamattina. Bravo. Sì. Visto che comunque almeno così tu. Intanto ho visto anche che piace abbastanza, quindi. C'è un altro gioco che si chiama Building Simulator, una cosa del genere. L'ha portato Robby Mel, veramente fatto bene. Costruisci le case, ho visto il suo video. Fatto veramente bene.
Infatti mi ha appassionato con tutte le ma building ti sbagli con building simulator è quello dei computer, No, non ho detto PC building, ho detto building simulator. PC building, building simulator, una cosa del genere. Se vai sul canale di Robby me lo vedi. Allora, nessuno chiede patate. Allora, vediamo un po' le patate quando me le pagano. Supermercato Fensbrun. Ma ci impiego un sacco di tempo. Non uscita la lingua italiana che tu sappia. Credo di sì, se non mi sbaglio. Se mi sbagli il mondo. In PC building? No, PC building no. In PC building dicevo io. Ah, no, no, non è uscito. Perché io quello lì non l'ho mai preso perché non ho mai. Anzi, tra l'altro adesso vado a richiederlo se c'è qua. Io ce l'ho PC Building Simulator. Io no, io non l'ho scaricato apposta perché non c'era la lingua italiana. Ma quello in effetti. Infatti se me lo mandano lo porto e dico che manca la lingua italiana. Sto mezz'ora, almeno lo vedono. Puoi provare almeno a scriverci. Sì, infatti. Cioè, a provare a con Google Translator potessi sempre scrivere e proporre, perché alla fine si vede che il mercato... Ma quanti gliel'avranno già proposto questa cosa. O semplicemente... Perché il PCB di Simulator quanto è che sarà uscito? 3-4 anni? Dal 2019, mi sembra, 2018. Io ce l'ho da più o meno da quando è uscito. Diciamo che fanno un po' troppe DLC a pagamento, potrebbero un pochettino, oh caspita, potrebbero fare qualcosina un po' più a gratis, no? Sì. Però diciamo, è l'unica pecca è questo, perché troppe cose a pagamento. C'è pure un aggiornamento, che ne so, metti la fotocopiatrice, un ufficio diverso. No, dai, mi sono bloccato. Hai visto Ale, mi sono incasinato. Ho visto. Vabbè, deve passare solo il treno e mi deve sbattere per l'aria. Se passa il treno ti ritrovi in farm. Sì, ma all'altra stazione mi fa arrivare. Ma usa la... ce l'hai la cosa? La, no, la forza? Mo trovo io il vecchio metodo. Eccolo qua. Se passa il treno ti fai un treno, ti fai un frontale di quelli gidiani. Eh sì. Non si può nemmeno la volta su Farming 19 c'era quella mod che ti faceva sparire gli oggetti. Qua invece niente. Non è uscita. Ecco qua, vediamo un po'. Guarda là quel parafango. Forse ce l'hai fatta, piano piano. Ce l'hai fatta. Però c'è il palo. Ho preso il palo, fratellino. Allora, vediamo un po'. C'è più semplice fare le manovre su Eurotrack che qua. Ok, ho capito, dai. Oppla. C'è il passaggio a livello là che... da fastidio. Ah, ma quello è il retrotreno che è sterzando, perciò. Ai ai ai. Chi mi ha fatto fare? Comunque l'unica cosa di... è arrivata anche l'altra macchina, guarda. Ora ti casina anche la macchina. E suona pure il bello. Sta suonando non so che canzoncina. Il problema è il retrotreno qua che è sterzante, le ruote del carro.
qua devi chiamare i carattrezzi. Qua perdo, ti porta via. Perdo 51.000 litri di patate. Dicevo, l'unica cosa che hanno toppato in farming quest'anno sono le texture che non hanno fatto in 3D. Ah, vabbè. Secondo me, vedi, è una fotografia praticamente. Oh, guarda che quanta ZTAP, che cosa si inventa, guarda. Sì, però non ha fatto niente, infatti. Non funziona. 9. Treno, passa, dai. Ma chiamalo il treno, scusa. Quello mi sbatte per l'aria. Vediamo. Ben appunto. Vabbè, tanto comunque effettivamente 1000 euro l'ora. Dovrebbe arrivare giusto qua, dovrebbe spingermi indietro. Anzi, per come sto incastrato, però. Però il treno continua a andare, quindi il treno sbatte non so dove. Esatto, il treno arriva in retromarcia. Speriamo che annulla, nel ribaltamento ti ribalti in piedi, perché sennò. No, annullato, perché altrimenti avrebbe fatto troppi danni. Allora, stacca. Adesso vediamo se riesco a entrare. Ecco qua, sta arrivando il treno. Oh. Non sono persa questa. Qua giusto in tempo. Ah, ce l'hai fatta. Mamma mia. Ah, è arrivato il treno, ma io questo è il treno, non lo posso utilizzare. Niente, basta, ci lascio perdere, non so. Aiaia. Vabbè, mi dispiace soltanto che. Ci sarebbe solamente la Fortuna FTM e il Fiat 1300. E basta. Però, anche. Aspetta, che forse ce la faccio. Solo che questi qua sono bug, eh. Qual è il Fiat? Sono assolutamente bug. Qual è? Aspetta, mo ti passo le mod che ho io qua. No, ma ce l'ho tutte, ce l'ho. No, ti passo le mie perché siamo sicuri che risolviamo il problema. Allora, quali sono le Fiat? Sono. E niente, adesso non c'è più il Fiat, c'è la Class Dominator e la Fortuna. Ogni volta che apro c'è qualche altra cosa. Il Dominator class. Aspetta, è incredibile sta cosa qui, Non ti sbattere, lascia stare. Se vuoi ti faccio lo screen di cosa vedo io. Dominator, eccolo qua. Il Dominator, ma tu non c'era la DLC forse del Dominator? O semplicemente devi installare la DLC del Dominator. Può darsi che non l'hai selezionata. Ma se mi si sta aggiornando. Ce l'hai selezionata la mod? Sì. E prova a deselezionarla. In che senso? Deseleziona, togli la spunta. Può darsi pure che il problema è quello, perché. Aspetta, ma io sto entrando nella tua partita. Come faccio a levare le spunte? Tu devi levare le spunte. Ah, è giusto, sì. Vedi, adesso di nuovo Class Dominator, Fortuna e Fiat. È un bug clamoroso. Allora, Ale, ascolta me. Adesso io ti mando queste due cose qua, così tu le inserisci nella cartella delle tue mod e siamo sicuri. Allora, Class Dominator. Allora, copia. Dove me le stai mandando? Aspetta un attimo, sto intanto mi inizio a preparare. Ma non ti sbattere, dai, perché intanto manca mezz'ora che poi devo andare via. Però, voglio dire. Almeno giusto poi per dopo, sapere perché non sto entrando. Almeno se vuoi entrare la prossima volta non hai problemi. Allora, l'altra qual era? Il 180, giusto? Fiat? No, Fiat 1300, DT. Fiat 1300. Ah, ok, questa è quella mod. E allora devi andarla a scaricare direttamente. Questa la puoi anche scaricare dal sito dei mod hub direttamente. Ma perché devo scaricarla? Ce l'ho già, mi si sta aggiornando. E se tu la scarichi da là che è già aggiornata, tu queste due mod qua le puoi scaricare direttamente dal sito della Giants, te le scarichi in modo tale che ce l'hai già
aggiornate, fai sovrascrivi. Ma ora è al 100%, poi quando ritorno è un bug questo qui. Invece se tu vai sul sito internet e ti scarichi le mod direttamente da là, tu non hai problemi, capito? Adesso farò così. Perché può essere un bug dovuto al mod hub. Vediamo. Allora, esci. Andiamo a raccogliere le patanelle. Mamma mia, quante ce ne sono? Qua mi sa che acquisto la... due sono le cose. Arrivato a sto punto prendo quella... la multiproduzione che mi dà le patate e mi crea il coso naturale, là, il mangime naturale. Oppala! Oh, ci riesco adesso. Sempre dal sito internet oppure sempre da mod? Invia. Passo l'errata. Cazzo. Ma dal sito internet della Giants oppure direttamente dal mod? No, così direttamente. Ah. Ottimo. Ok, ce l'ho fatta. Adesso mi vengo ad aiutarti una mezz'oretta. Applausi, ma aspetta, mo ti arriva l'applauso. E tanto non lo sento. Ma tu mandalo. Applausi. Povero Aleasso, che non sei riuscito ad entrare in partita. Ho perso un'ora e mezza. Per entrare in partita, papà. Ma poi c'è riuscito. È tutta colpa del mod hub. Mod hub, ragazzi. Oh yes, oh yes. Eccomi qua, cosa devo fare? Puoi continuare a raccogliere patatos? Ah, fammi mettere. Va buono. Allora scendi che faccio io. Direttore. Eccomi qua. Oh yes, oh yes, eccolo. Hello. Yeah. Wunderbar. Povero gabbiano. Questo quasi lo vado a vendere. Allora, vediamo un po'. Allora, là nel costo, quindi supermercato. Quanto mi offre? 424 per ogni 1000 litri. Ok, dai. Almeno recupero qualcosina. Inizia a recuperare something. Bello. Una macchina così sporca, realistica. Io ho trovato un trattore ieri che non riuscivo a vedere niente. Comunque quel trattore di default della mappa effettivamente è strano, perché quello là del braccio là, quello del sollevatore, un po' atipico, però ci sta. Opla. Ti ricordi c'era una panna negli anni 80/90 che si chiamava proprio Opla? Panda? Panna per dolci. Ah, panna c'è ancora la panna. Ah, ci sta. Sì. Ti ricordo che fece la pubblicità Opla. Sì. Io panna in cucina non ne usavo quasi mai. Quella mi pare panna. Se non proprio dolce, non ero obbligato, non so, per la panna cotta, però in cucina mai usata. Ma tu le facevi oppure le acquistavi, diciamo così, già fatte? Era una scelta. Dipende, la panna montata la facevo, ovviamente. Ah, ok. Quindi era. Invece sì, sai, ho la besciamella per la. Io usavo soprattutto
diciamo, se dovevo mettere la panna in qualche magari, non so, mangiare, mi chiedeva un bambino panna e salmone, io al posto della panna ci mettevo la besciamella, l'ho sempre Ah. odiata la panna. Diciamo che forse il sapore non sempre de garbato, come si dice in L'ho sempre Toscana. odiato. Ai ai ai. Siete La che. rivisitavo sempre i piatti con la panna io. Immagino che tu ne abbia fatte e magari assaggiate anche talmente tanto che un po' Eh sì. ti Esatto, sia venuto un pochettino il no, mi è proprio rifiuto. venuto lo schifo del lavoro, ecco. Stando pure in cucina, diciamo che è una passione, però. 25 anni, guarda, Mamma no? mia. Allucinante. Scusatemi se poco, direbbe Dado. Ma faccio. 25 anni, tanto, eh? E Eh poi sì. non sono stato, diciamo che, no, che ho sempre girato, Ah, ok, quindi non. sia per Ah, l'Italia che anche per il mondo, hai capito? ecco, perciò ti conoscono in tutto il mondo, allora. Quando Ma che amico no. dico Aleasso, tutti quanti dicono Aieiea! Ah yeah! E di per dire ah sì, invece di dire No, ah sono sì, dicono ah yeah. stato, ho fatto Lussemburgo, Norvegia, Londra, Sfigo. Spagna. Qual è la nazione in cui ti sei sentito molto ma molto più a casa, diciamo così? Norvegia. Ah. In Norvegia ero in un posto che si chiamava Vollen, diciamo a una cinquantina di chilometri da Oslo. Infatti quando Aspetta. eravamo in festa andavamo sempre in centro a Oslo, ma lì la vita è carissima, cioè carissima, era proporzionata allo stipendio che prendevo, però ti faccio un esempio, una birra lì costa 10 euro, un pacchetto di sigarette costa 8-9 euro. Lì, a parte che io sono sempre stato uno che si sputtanava i soldi con le mani bucate. Ma all'inizio è così, quando si è giovani si è un po' E più se, sono sempre, ma sprovveduti. se io avessi risparmiato, cioè non so, se non avessi mai fumato, se non fossi mai andato in un pub la sera, sarei arrivato a casa con tanti soldi, anche perché lì lo stipendio, io prendevo quasi 5.000 euro al mese, italiani, no? Sì. Però praticamente lì la vita, lì prendono tutti quei soldi lì, perché è Sì. proporzionata al tipo di vita che si fa. Immagino pure un affitto costava anche Un affitto 1000-1500. lì costa 2.000 euro al mese, Quindi ci hai sta. capito? E per cui, infatti, tantissime persone italiane andavano là, praticamente lavoravano e andavano a casa, lavoravano e andavano a casa, lavoravano e andavano a casa, non uscivano mai giusto per finire la stagione e arrivare in Italia con. È come diciamo, non so. Come spiegare, come i rumeni da noi, ecco. Sì, vabbè, perché anche lì la loro Perché moneta. in Romania la vita è molto meno cara di qua. Sì, però gli stipendi sono per il costo della vita anche più bassi. Quindi sì, la proporzione, diciamo, tenore di vita e stipendi, effettivamente. Esatto. Sì, ma poi c'avevo Io una. praticamente là prendevo come prendere qua 2.000 euro, ecco. 2.000-2.500, però ne prendevo 5-6.000. Prendevo. Mi sembra 50.000 corone, perché lì ci sono le corone. Una cosa, non mi ricordo più com'è la proporzione, però più o meno siamo lì. Tipo un 3000 euro. No, 3.000 Faccio. no, 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 dico 3.000 come. no. 3.000 no. 2.500, dai, 2.500, con le mance 2.600. Anche lì una cosa buona è che le mance vanno divise a tutti, camerieri, cuochi. Buono. Non sono, diciamo, È che non in ci sono. parecchi posti invece solo i camerieri. O Lì magari. praticamente il cameriere le metteva in una busta, poi a fine mese gli davamo tutto. Ah, quindi non è, diciamo così, la mancia per, diciamo No, così, se tu quella entra, a parte che lì addetto sei quasi obbligato a dare la mancia. là. Ah. Ormai lo fanno come gli americani, lì al massimo lì ti lasciavano
5-6 corone di mangia, che sono 2 euro, 2-3 euro. Sono sempre soldi, metti che 10 persone su 20 euro, 10 euro, sì, sono sempre sì. soldi. Però eravamo anche in tanti dipendenti, per quello che mi facevo sui 100-150 euro al mese di mangia. Ah, ecco. Il resto mangia, tu mangia, no. Te lo dico in italiano, così non... Però, poi a parte che lì la lingua è difficilissima, il norvegese. Quindi noi parlavamo, siccome avevo a che fare con spagnoli e inglesi, lì in cucina si parlava in spagnolo. Ah, quindi il cuoco era invece spagnolo? Invece nella camerata si parlava in inglese. Ah, quindi diciamo perché che... Perché io ero in camera con due inglesi, camerieri, e in cucina con due spagnoli, quindi... In qualche modo sei riuscito a farti capire dagli inglesi. Sì, perché pensa che io poi dopo di là sono andato a Barcellona. Ah. E un po' di cose l'ho imparata in Norvegia di spagnolo, con questi qua, figurati un po', che rigiro. Ma quello così è, la maggior parte delle cose le impari sempre... Non sempre, ecco, nel posto dove vai a... D'inglese non so quasi niente. Cheese, diciamo. Bread, bakery. Esatto. E poi quando stavo a Lussemburgo e a Londra, il problema è stato che avevo sempre a che fare con italiani. Ecco, allora tu giustamente... Quindi lì in cucina non c'era bisogno di sapere l'inglese. Qui dovevi sapere l'italiano e qualche piatto inglese, giusto per mandarlo fuori, capito? Ma quindi tu in effetti diciamo che la cucina l'hai imparata per passione oppure hai frequentato l'istituto alberghiero? Ho fatto 2 anni da alberghiero, ma l'ho fatto giusto per cazzeggiare. Ah, ok. Poi mi è piaciuta e quando sono andato a fare lo stage l'ho intrapreso come lavoro. Ecco. Però la scuola non mi ha insegnato quasi niente. Quindi diciamo che tu hai preso le basi, un po' come ho fatto io. Esatto, per il... ma neanche. A scuola neanche le basi. Stage sì, nello stage sei obbligato perché lì ti spaccavano le ossa. Perché io sono andato, il primo stage che ho fatto sono andato in un locale che si chiama Zeffirino, a Genova. E Zeffirino a Genova è uno dei, cioè è il ristorante più rinomato di Genova. Ah. E lì eri obbligato a fare bene, a comportarti bene più che altro, perché lì non sapevi niente. Ho fatto 3 mesi gratis come stage e poi mi hanno cominciato a dare qualche soldino. Ed era pure e da lì poi ho fatto 1 anno e mezzo come dipendente, mi hanno proprio assunto. Ah. E da quel momento lì sono andato, ho girato. Diciamo che dall'alberghiero tu hai preso le basi. Io per esempio ho fatto... No, dall'alberghiero mi imboscavo. Vabbè, le basi nel senso che hai imparato, penso, un po' di arte della cucina. Queste cose qua, che poi... No. Zero. Ah. Sai cosa vuol dire zero? Come ermitico? Ermitico. Oh, io sono pieno, devo venire io con... No, sto arrivando io. Ok. Io avevo messo il mezzo in senso antiorario proprio per... l'avevo messo, lavoravo nel senso opposto. Mi sono spostato, vabbè, uguale. Almeno così. Diciamo che a scuola non mi ha insegnato nulla. Io ci sono andato perché avevo gli amici che ci andavano. Ah. Per non andare a fare lo scientifico e altre cose che non mi piacevano, ho preso la scusa di quella lì. Perché non si faceva quasi niente in quella scuola. Ci sei andato quasi per inerzia. Io non ce l'avevo voglia di studiare. E quello poi... Però lì poi, da quando ho iniziato a fare gli stage, poi mi è partita la passione per questo lavoro. Io ho fatto il corso di segreteria all'alberghiero, all'Ipsar di Aversa. Quindi diciamo è per questo che un po' mi è rimasto... il fatto di parlare qualche lingua in più. Io però per esempio col tedesco non sono mai... la lingua tedesca, guarda, è stato un qualcosa molto di incredibile. Difficile il tedesco, mamma mia. Io c'avevo la mia insegnante di tedesco che giustamente la pronuncia la pretendeva e io la ich
Io. Ho sempre avuto difficoltà a pronunciarlo, perché alcune parole erano aspirate, insomma. Il tedesco, veramente la lingua tedesca è qualcosa di incredibile, difficile da pronunciare. Però poi ovviamente se tu vai sul posto e sei obbligato a comunicare, allora ecco che da buon italiano subito ti adegui e quindi di conseguenza certo. Impari subito. Quelle certo che sì. È l'esigenza che ti è il bisogno che ti certo porta. Che sì. Poi mi sono trovato molto bene a Madrid, a Barcellona. La maggior parte dei napoletani stanno, è vero che sono ovunque. Sono per esempio Barcellona. Ne ho trovati un po', sì, ne ho trovati un po'. Infatti. Ma anche imprenditori, eh? Ah, beh, quelli. Anche molti hanno locali, locali notturni, ristoranti. A Barcellona c'è un posto che si chiama quartiere spagnolo, si chiama quartiere spagnolo, però ci sono quasi tutti italiani. Aspido. Ristoranti italiani. Beh, gli italiani diciamo che sono ovunque, poi soprattutto per quel che riguarda l'arte culinaria, insomma, sì, sono rinomati. Ci sono anche altri bravissimi cuochi anche di altre nazioni e nazionalità, che però diciamo forse il cibo italiano è essendo anche un po' meno complesso, molto più semplice per certi versi, i gusti sono abbastanza dipende dove vai. Io ho sempre fatto una cucina non proprio mediterranea, ma una cucina sul creativo. Ah, ok. Una cucina creativa che solitamente gli italiani sono apprezzati ovunque. Sì. Per citarne uno, Ennio Morricone, ma se volessi andare avanti potrei dire Carlo Pedersoli in arte Bud Spencer. Poi potrei dire, che ne so, una Laura Pausini, potrei dire un Eros Ramazzotti, potrei andare avanti, potrei dire un Enrico Caruso, per esempio, o solo mio. E là, diciamo così, bastano cinque note e qualcuno dirà sì, questa canzone l'ho sentita. Per cui diciamo gli italiani si fanno stimare, ecco. Poi ci sono anche quelli lì che magari fanno i furbaccioni, però il 99,9% degli italiani che vivono all'estero sono persone per bene. Vabbè, ho capito, ma tu mi hai parlato di italiani che sono già internazionali di loro. Perché se tu vai da uno spagnolo e dici Renato Zero, non lo conosci. Gli fai sentire una canzone e quello dice: ah, bella sta canzone. Ma dai, ma vuoi che si faccia sentire Il Carrozzone, lo conosci? Ma niente di meno. Ne avranno fatto sicuramente una versione reggaeton oppure come si chiama? Baciata. Oh, però non sarebbe male il Carrozzone fatto in versione baciata. Bella la vita che se ne va. Sei stato un po' più lento stavolta. L'abbiamo fatto in surround quest'ultima parte. Ah, ragazzi, ma noi prima siamo... non ero preparato. Ma noi siamo matti, ragazzi, non fateci caso, amici, anche voi amici di YouTube, ma lo sanno già, ormai lo sanno. Infatti molto spesso lo dico, benvenuti in questa gabbia di matti. A proposito, andate sul canale YouTube di Aleasso, lasciate un bel, come si dice, seguitelo. Pollicione in su, condividete anche i suoi video, mi raccomando, perché è molto ma molto più bravo di Zia Dab, questo dobbiamo dirlo. Sei sempre il solito esagerato. Qua niente di meno, c'hai 400 followers di qua, 5 milioni e 700 di là.
magari. No, comunque anche il mio canale YouTube negli ultimi giorni, devo dire la verità, ci sono stati degli iscritti, ultimamente siamo a quota 51. Ma Dab, yeah? Tu puoi avere, a parte che hai visto cosa avevo scritto sul mio gruppo? Sì, ho letto che molti si fanno la pubblicità gratis. Esatto. Comunque volevo dirti, giusto appunto per questo, lì condividi i video di YouTube tuoi. Ma io lo, più che altro, a parte che già se faccio... Che tu puoi farlo. Ma fortunatamente... Cioè, quelli che mi seguono a me non hanno bisogno di... I miei amici e quelli che mi seguono, poi tu voglio dire, ormai sei il mio socio, cavolo. Però io notavo che la gente entrava solo ed esclusivamente tutti i giorni per pubblicare le loro pagine, i loro disco. Mi sono rotto le scatole. Avrebbero potuto effettivamente, senza esagerare. Mi sono rotto le scatole. Una volta è un conto, perché anche io l'ho fatto, capito? Però non tutti i giorni, dai. Ogni volta che usciva qualcosa lo pubblicavano da me. Allora ho detto, ma apritevi una cavolo di pagina. O semplicemente sponsorizzate almeno il canale, almeno così fate di leggere. O semplicemente, scusa Davide, non ti ho visto. O semplicemente venite a seguirmi, perché ho scritto proprio pappale. Chi mi segue può farsi pubblicità. In questo caso perché? Qua l'ha specificato, però il buon senso dice, io sto scritto in questo gruppo, chiedo all'amministratore di fare pubblicità eventualmente. Il buon senso di dire, cioè la buona educazione di entri nelle pagine e ti fa almeno saluta, ma c'era gente che non salutava neanche. Quindi nemmeno si iscriveva al gruppo, noi l'accettavamo, lo si iscriveva e dopo un giorno salve, ci trovate su Tizio Caio e Sempronio alla pagina Facebook, al canale, anche al gruppo, al gruppo Facebook. Cioè nel mio gruppo si pubblicizzavano il loro gruppo. Io sinceramente sono sempre abituato a leggere il regolamento di un gruppo, di un canale, poi eventualmente non si fa così, capito? Scrive, non si fa. Ma pure perché... Ora la regola è questa: o mi viene a seguire su Twitch, però, e allora va bene. Però tu puoi fare anche una seconda regola, cioè nel senso potresti così, dire le cose suggeri, si combattono. Potresti dire suggerite anche il canale, suggerite la pagina Facebook, almeno così. No, perché poi io non c'ho il tempo di andare a vedere se effettivamente lo fanno. Per cui chi si fa le pubblicità o mi devono seguire e se vogliono farlo per tantissimo tempo mi devono fare l'abbonamento. Michele, punto. Buongiorno ragazzi. Ciao Miche. Elmere. Grande Miche. Caffè patacca. Non è partito, aspetta un attimo. Tra poco dovrebbe partire, mi sa, Che cosa? I comandi vocali. E niente, si dice che io sono entrato da poco e tra un po' devo andare a mangiare. Purtroppo non riuscivo a entrare per quanto riguardava un bug strano, cavolo. Attacca il caffè. Che non si riusciva a entrare oggi. Ci vediamo semmai dopo pranzo. Se ci sei, Mica, che parliamo un attimo e vediamo cosa fare pomeriggio, se vuoi. Ragazzi, andate a seguire anche il Mary, mi raccomando, Seguitelo che prima o poi anche lui inizierà a fare lo streamer, diventerà molto più bravo. Inizierà a fare lo streamer e diventerà molto più bravo, ultra mega galattico famoso, e ci batterà tutti, a me e te Ale, ci metterà nel cassone, altro che ci metterà l'angolino. Dice, ragazzi, fate spazio, c'è zio Michele qua. Un'altra mappa è iniziato, Miche, è sempre quella. Comunque è già venerdì e sono già stanco, ragazzi. Cioè ancora venerdì e sono già stanco, ti rendi conto? Ma quello così è... Pensa che
è stressante. Ora uno dice lo streamer che fa, sta là, fa questo, lì. Però ragazzi, quando si sta in live, va bene che fai le cose che ti piacciono, però quando si è da soli, tu fai la cosa che fai, però devi animare, quindi devi guardare la chat, cercare di interagire, sì. Sperare che e non poi finito la live, monta il video. Oh, aspetta, per non YouTube. Ma mica è solo questo durante la live, poi devi prestare attenzione a che la live vada avanti e se si stacca poi devi trovare la soluzione. E fai il fonico e fai il regista e quindi un altro bene bene Miche sì capisco da... E quindi no, ve lo dico più che altro a quelli che magari dicono sì, non la mattina non ti alzi e vai a prendere vuoi. Il freddo sì su questo c'è della ragione, diciamo che tre ore fatte in questo modo, tra virgolette, aspetta scusami un attimo, Ale, finisco un attimo di discorso. Il lavoro viene triplicato, cioè noi non facciamo un solo lavoro, facciamo tre, quindi interagiamo con la chat, diventiamo tecnici del suono perché dobbiamo assicurarci che l'audio funzioni, diventiamo registi video perché ovviamente dobbiamo mandare in live, poi dobbiamo costruire la scena, quindi diciamo che oltre a fare sicuramente a divertirci e portare contenuti leggeri per voi, però naturalmente No, ma io sto facendolo, No, sto... Aspetta, sto venendo a scaricare. Aspetta, mi mette in retromarcia. E quindi questo è il discorso per quelli che dicono sì, ma cosa fai? Avete ragione. Però anche quelli lì che vi propongono gli show televisivi o radiofonici lavorano, organizzano, cercano di trovare il materiale, trovano i testi da dire e poi vi portano i contenuti, quindi per quanto possano essere, come dire, professioni leggere, in certi casi più che stanchezza fisica c'è proprio mentale, psicofisica, quindi è per questo che nell'ultimo periodo ho ridotto un pochettino le live pomeridiane. Tranne quelle del martedì, che quello è un classico che lo porto perché comunque il Turbo Star di Rough Garage è un format che porta fortuna, e poi fra l'altro è la terza edizione, siamo pronti alla quarta edizione a settembre. Esatto, come dice il Mary, dietro le quinte, ecco, vabbè, il dietro le quinte poi ci backstage. Sono... Backstage. Diciamo che noi facciamo, svolgiamo un ruolo che siamo sia... davanti la camera ma anche dietro c'è una preparazione, quindi programmazione eccetera eccetera, e ovviamente io quando quando poi vado nelle live dei grandi, no, e sento, leggo nelle chat perché non cambi il gioco, per esempio, perché non fai altro, no, io a volte, un paio di volte mi è capitato e lo posso dire, mi è capitato anche nelle live di Miticacci due volte, poi alla terza volta ho detto mo lo devo rispondere in maniera educata perché devo fargli capire, e io ho scritto queste cose che vi ho detto prima, cioè che c'è un lavoro immane dietro una o due ore di live, cioè noi facciamo tre cose insieme, e quindi poi vabbè, Miticacci poi mi ha preso in simpatia perché poi comunque quando posso lo vado a salutare, sai, è un po' come faccio con tutti gli altri streamer. E quindi perciò mi rivolgo a voi un po' più giovani, ragazzi, io capisco che voi magari credete che questa non sia una professione usurante, e ci avete ragione, però vedete ragazzi, per intrattenere voi comunque noi impieghiamo del tempo, ma impieghiamo anche fondi economici per cercare di intrattenervi, quindi magari se un gioco un giorno non vi va, come dire, più che scrivere perché non cambi gioco, magari ecco, potete suggerire, non dico proponete voi e magari proponete un gioco, però eventualmente, come dire, potete sempre andare dall'amichetto vostro, ecco, che magari porta solo ed esclusivamente quel gioco e lo fa per scherzo,
è come dire, digli certe cose. Quindi magari, ora parlando seriamente, per cui quando vi trovate in una live e proprio non vi va un gioco, ecco, magari, come dire, trattenetevi un pochettino, apprezzate quello che uno nessuno porta. Nessuno lo capisce questo, no, cioè, quasi nessuno, gli stupidi non lo capiscono. Io lo dico perché alla fine poi magari qualcuno che magari... E ce ne sono in giro. Io per esempio il mitico Leonardo, Leonardo mi ha spiazzato perché è di una maturità incredibile. Ora, per l'età che ha, ma ora non lo dico perché, diciamo così, è diventata la mascotte del canale, ma è perché così, cioè, non ha mai sboccato, mai spossato con la bocca, è sempre stato un ragazzo molto educato. Ha proposto, vedete, ha proposto, guarda, potresti cambiare sta cosa. Allora uno se lo dice così ti invoglia pure eventualmente ad accontentarlo, no? Che uno entra prettamente in una live e ti dice, ma tu perché, quando finisci, ecco, un'altra cosa che è fastidiosa, no? Cioè, se ti stai annoiando, cioè, gira canale, oppure, cioè, cambia canale, divertiti con gli amici, vatti a fare una partita a calcio, non lo so. È brutto sentirsi dire durante una live che tu veramente ti stai sfiancando, perché ti metti là con l'impegno. A me fortunatamente non è capitato, ma è capitato sempre ai grandi, cioè è brutto. Mo tu dici, Fabri, ma non tocca a te sta cosa, perché te la prendi? Ma me la prendo perché è come se fossero collega, parliamoci chiaramente. E quindi io so che cosa c'è, cosa significa intraprendere questo cammino, però non tutti sanno cosa c'è dietro. Poi c'è chi apprezza e chi apprezza di meno, ecco. Perciò dico, ragazzi, proponete, ecco, non dite quando finisci, ma piuttosto dire, usate parole più leggere, perché dietro anche un'oretta di live c'è tanto lavoro ed organizzazione. Comunque scusate se vi ho fatto un po' la capa tanto di chiacchiere, ma a volte ogni tanto fa bene. Zio Dab è così, come è capitato con Michele l'altro ieri. Zio Dab è il maestro indiscutibile. Abbiamo un po' parlicchiato di queste cose qua, ma comunque adesso torniamo a contenuti un po' più leggeri. Si è stato nominato Zio Dab è il maestro micidiale indiscutibile. Allora mo faccio una cosa, Ale, mo metto un attimo il cassone a bordo campo e vado a prendere l'aratro, così nel frattempo che tu inizi. Io devo andare a mangiare dopo, tra 5 minuti. Ti preoccupare, per quello che riesci a fare, io lo metto a bordo campo così. Sì, ok. Poi Michele, io vado a mangiare, poi come al solito ci sentiamo dopo, mi scrivi due righe su Discord. Mi raccomando, scrivi aiea, caffè patacca, il caffè che spacca, caffè moreno. Ci vediamo. Il sonno viene meno. Oh, yes. Comunque ragazzi, andate a seguire sia anche io. Seguite Ale Asso, ma anche a Michele Elmere, perché sono veramente wunderbar. Ah, ma stasera bisogna andare da... Da Moreno. Da Moreno. Su Farming, Non su Eurotrack, come pensavi tu. Infatti ho riletto. Bisogna andare su Farming. Oppla. A che ora? Credo sempre alla solita ora. Okay, allora io arriverò un pochettino più tardi. Tanto io poi vado là, mi anticipo un pochettino più che altro per eventualmente per scaricare le mod, pure per non arrivare, come dire, troppo... Ma le mod dove sono? Dove ce l'ha mandata da qualche parte? Sul mod hub, no? Penso che se devo entrare in live almeno lo faccio in maniera... Prima? Sì. Però bisogna che vada in live. Che basta prima. Che apra il server. Sì, diciamo... Sì, ma sì, deve comunque, sì, attivare il server. Speriamo che non c'ho i bug come c'ho da te. Quello se l'hai trovato qua, teoricamente.
anche quelli probabilmente quei due mezzi là. Comunque ti ho detto, l'aggiornamento dei delle mod, se vedi che non vanno con il mod hub, io le scarico direttamente dal sito della Giants, oppure semplicemente io te le avrei passate tranquillamente. E quelle una volta fatto sovrascrivi, poi ti saresti trovate la versione più aggiornata. Comunque il 180 di Peppe ci voleva, il Fiat Acri, mamma mia. Ieri live mi sono consolato, dale. Ah, finalmente. Ha tirato quell'aratro bello, bello scattante, fluido. Sulla 8 biberon. Ale. Comunque tu alla fine, tu senza volerlo, tu hai acquistato questo campo e tu per un bel pezzo lo stai anche lavorando. Eh sì. Eh sì, perché siamo a buon punto, fra l'altro, perché esatto. Il prossimo acquisto sarà lo zucchero. Questo qua è il 13. Sì. È proprio quello che ho preso io, sì. Esatto, infatti qua devo mettere le barbabietole. Le barbabietole da zuccheran. Il burro qua. Allora andiamo nella tua, amiche, oggi. Meglio ancora, almeno sono senza pensieri. The friture. Lui mi dice quello che devo fare. E io lo faccio. Ah, Mastro Michele, allora, Mastro Michele. Siamo senza pensieri oggi. Trattalo bene a Mastro Alessio, Mastro Alessio. Ma perché, perché mi chiamano tutti Alessio, porca va? È perché tu hai scritto Alessio. Allora fa non è Alessio, è Alessio. Se era Alessio mi chiamavo Alessio. È perché là bisogna prestare attenzione, molta attenzione a quel nick. Altrimenti io non avrei detto all'inizio Persino il santone dello svapo mi chiama Aleasso. Cavolo. E quindi sei molto famoso. Eh? Dicevo, sei diventato famoso nell'ultimo periodo. Ma perché? Ecco. Il santone dello svapo lo conosco da quando aveva 100 follower. Vedi, tu l'ho anche conosciuto a Genova allo svapo. Ma tu lo sai chi è tu? No, però sicuramente sarà un personaggio importante, interessante, divertente. Sì, è praticamente in Italia è quello che, se uno conosce le sigarette elettroniche, lo svapo, eccetera, molto conosciuto, è il primo in Italia ad aver creato un canale YouTube, a fare queste robe qua. Ah, quindi fa recensioni per le sigarette elettroniche. Poi su Twitch lo trovi, è anche partner. Ah, quindi su YouTube ovviamente c'ha quasi 400.000. Mamma mia follower. È abbastanza grande come personaggio. Immagino che sia partito anche almeno nel 2012. Perché adesso 2013 seriamente, perché io l'ho conosciuto proprio nel 2013 alla di persona proprio, ma non era ancora il santone dello svapo. Sì, no, era Matteo, per tutti Matteo, perché si chiama Matteo lui. Parlo dell'esperienza su YouTube, quindi non è... Sì, ti sto spiegando, Era lì che praticamente aveva solamente un negozietto di sigarette elettroniche a Forlì. E niente, veniva lì perché il primo Vape Fest italiano l'hanno fatto a Genova, no? E lui è venuto lì in qualità di commerciante. Ah. E da quel momento la passione per lui era tanta. Dove sei? Dietro di me? Sì, puoi andare. Sì, figo. La passione per lui era tanta e praticamente si è messo a fare i video su YouTube. Da lì è partito tutto.
E l'hanno chiamato lo Santone dello svapo, perché se voleva lui far crescere la barba, per creare un personaggio suo, no? Ciao Xifilo, buongiorno Xifilo, buongiorno e benvenuto nella gabbia dei matti qua. In questo momento la voce che sta ascoltando, sì, è proprio quella. Noi abbiamo niente proprio di meno che il gemello di Lorenzo Giovanotti in live. Ah, scherzo a parte. E alias Alegraccio. Popò proprio. Popò di meno. Come stai? Comunque, capito, è benvenuto nel canale. Vai, Ale, scusa. Finendo il discorso, ho cominciato a fare i video su YouTube per lo svapo e è diventato quello che è diventato. E poi su Twitch ho cominciato col gaming. Ovviamente lo conoscevano come personaggio e allora ha continuato a mantenere il personaggio. Ha continuato comunque a mantenere il personaggio, poi diciamo così, nel... Sì, però su Twitch lo fa, è entrato soprattutto per svagarsi un po', non parlare più sempre di sigarette elettroniche. Per lui fa uscire un video al giorno, le aziende gli mandano le sigarette elettroniche per provare, lui le pubblicizza, no? Un po' come le key che vengono offerte. Esatto, un po' come le key, però è un po' più grande la situazione, perché lì gli mandano sia la roba e penso che lo paghino anche. Vabbè, se fa le sponsorizzazioni sicuramente, esatto, avrà anche poi un reso. Ma giusto così, è giusto così, l'ho sempre ammirato come ragazzo. Il fatto che uno si tira su da zero è sempre un'ottima cosa, voglio dire. Bisogna ammirare queste persone che poi, diciamo, si sono inventati anche un lavoro, quindi si sono creati una propria attività, una propria immagine. Visto adesso che Whitebot ti fa saluta a tutti. Sì, ogni tanto lui passa e... No, ma è normale, perché se sto distratto... Non l'ho mai visto. Cosa che è capitata, l'ho settato. Lui mi fa riapparire la chat. Ti saluta per te, ti saluta. Mi fa riapparire la chat e mi fa capire che c'è qualcuno che ha scritto. Infatti qua su Farming io tengo sempre una concentrazione esagerata. Ragazzi, io devo andare. Vai Ale, non ti preoccupare. Hanno chiamato. Ha suonato la tromba per il lancio. Non ti preoccupare, sì, tranquillo. C'ho coprifuoco, lo sai, mezzogiorno io. Mezzogiorno de fuego. Ci vediamo dopo, ragazzi, vi lascio con Dab. Ale, grazie ancora per l'aiuto e per il sostegno. Figurati, sempre un piacere. Sempre un piacere. Ciao Chicco, ci vediamo dopo. Ciao, grazie ancora. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao. Caffè patacca, il caffè che spacca. Salutiamo il nostro Aleasso Aiea. E lo ringraziamo per la sua compagnia. Allora, mettiamo un attimo un sound alert. Inno zappa. Tutti lo conoscete come Mister Oh Yes. A zappa sto, porta la zappa sto, porta la zappa sto. Maurizio, Max, Luigi. Oh yes. Oh, senza volerlo, in un paio d'ore più o meno siamo riusciti a lavorare questo campo. Poi vedremo cosa piantare qui. Questo va a lavorare, no, Vance? Aratura richiesta, ok, faccio in crescita. Quindi abbiamo raccolto un bel po', eh? Questa mo la vendiamo tutta. Un carico l'abbiamo lasciato nel silos, quindi andiamo sul casual. E speriamo di poter recuperare anche un po' di
60. Ah, anzi, t'as raison. J'espère que nous allons regagner encore une fois de l'argent pour récupérer et pour aller pour avancer avec la carrière ici sur Farming Simulator 22. Toujours dans la map, elle est grande. Elle est grande. Elle est grande. Elle est grande. Poi ci andiamo anche a riprendere quell'ultima parte che abbiamo lasciato là. Annunciazione. Tu, Mari. Mitico Massimo Troisi. No, stavano dando il quadro dei comandi qua. Il display, peccato che però non è interattivo, nel senso che non funziona realmente, ma diciamo così, al momento è prettamente una foto. E io poi, come direbbe il grande dolore. Ottimo, dai, diciamo che rispetto al macchinario del 19 questo è molto molto più capiente, quindi ci permetterà di scaricare di doverci fermare molte meno volte rispetto a quelle che poi ci obbligava in qualche modo la raccoglie patate del 19. Dai, abbiamo quasi finito. Subito la consegniamo, scarichiamo la trebbia. E andiamo a vendere. Io quando mi muovo guardo dietro. Sì. Io guardo dietro. Guarda dove mi muovo. Questo purtroppo a quanto pare non si può piantare nulla. Allora io direi di riconsegnare
il mezzo in a noleggio. Mm, 12.000. La mappa è quanto mi è costato. Poi nel prossimo episodio ci andremo a continuare qua. La nostra avventura. Oh, io non so se hai visto quello là di Robimel, comunque te lo consiglio. Poi se ne hai trovato qualcun altro, ottimo così. Robimel pure ne ha fatto uno veramente spiegato proprio in maniera molto semplice. Quello che è importante è di avere un po' di pazienza, perché ogni volta, ogni tanto il GPS si inganna e non ti fa tracciare la retta per allinearla a campo. Comunque ottimo, non è complicato da utilizzare. Ah, l'importante è che hai visto che effettivamente non è difficilissimo da settare. L'unico problema, ti ho detto, è che ogni tanto si incanta, restano le vecchie impostazioni, il comando da A B non funziona, insomma bisogna avere tanta pazienza. Allora, voglio quasi questo lo vado a vendere alla stazioncina lì. Nel frattempo chiamo il treno, così lo andiamo a vendere alla stazione di Fersbrun. Una legge il treno, ok. Prendiamo il mezzo qua. Sta per arrivare, ok, quindi sta arrivando dall'altra parte. Credo, vediamo un attimo. Ah, sta ancora dall'altra parte della mappa, sì. Buono, Ale ha scaricato una mod, quella lì, delle piccole produzioni in pietra. L'ho scaricata pure io, stessa al mod hub questo ufficiale. Poi lo devo provare, che non le ho ancora provate. Almeno nelle mappe più piccoline, o per ricreare quelle piccole botteghe, sono l'ideale. Eccolo qua, adesso mi ci batti per l'aria. Escia miseria, va. Fingolone. Allora, dobbiamo aprire il cassone. Qual è? Ah, avvia il motore, giustamente. Ecco qua, N. Ah, ok. Ecco qua, patate. The potato. Oh yes. Ok, andiamo a vendere. È in partenza dal primo binario il treno Elmere, allontanarsi dalla linea gialla. Dai, amiche, dai!
Tren, attenzione, treno in transito sul binario 2, allontanarsi dalla linea gialla. Treno in partenza per Elmere. Ferma A. Ferma A alla stazione di Aiea Aiea. Stazione Aleasso, Elmere e la stazione di Ziodab. Allontanarsi dalla linea gialla. Oh yes, oh yes, vediamo un po' quando abbiamo incassato. Buono, buono ragazzi. Ottimo. Ok, dai, allora ragazzi, ne approfitto per ringraziarvi naturalmente. Allora, approfitto per ringraziare tutti quanti voi che mi avete tenuto compagnia quest'oggi. L'appuntamento è per domani mattina, sempre con Farming Simulator 22. Per voi che state guardando questo video in replica, la programmazione continua. Per voi che siete in diretta, vi chiedo la gentilezza di restare e di andare a trovare la nostra amica Chiara. Guadagnerete 250 punti canale. E questo video sarà disponibile su YouTube naturalmente domenica mattina alle 12. E allora io vi ringrazio ancora una volta, è stato buono. Caffè patacca, il caffè che spacca. Esattamente. Ciao ragazzuoli, grazie a tutti. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.